Allora, bentrovati a questa diretta straordinaria di Tele4. Abbiamo visto qualche istante fa l'amico Alessandro Kaiser, telespettatore di Tele4, lanciare questo messaggio: resto a casa, resto con Tele4. Facciamo una prova, registriamo uno spot live, così come sta. Allora, Franco, andiamo stretti sul video del nostro amico e ci registriamo uno spot in diretta che poi useremo per le nostre straordinarie. Un po' all'istriana qualcuno potrebbe dire, ma insomma noi ci proviamo, facciamo anche questo esperimento. Ce l'hai l'inquadratura più stretta sul nostro amico? Magari te lo rimando più volte. Stretta su di me. Ecco, stringi su di lui un poco. Eccolo Abbastanza qua. stretta. Va bene. Allora, partiamo in rec, dai, via. Con Tele4 e mi fa far tutto. Ginnastica, ride, e mi dà notizie. Ma cosa vogliamo di più degli ori? Grande Tele4, la nostra TV. E allora resta su Tele4 in questo momento di emergenza straordinaria, resta con noi, resta con le nostre dirette, ti informeremo da mattina a sera su quello che sta succedendo nella nostra città e nella nostra regione per l'emergenza coronavirus. La squadra di Tele4 in campo per voi in questo momento difficile per darvi le notizie, per darvi gli aggiornamenti e per stare uniti anche se distanti, tutti assieme con il cuore. Bene, abbiamo registrato, poi magari lo mandiamo, abbiamo fatto tutto in diretta. Via la telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Linea. Sì. Io mi permetto di dare un piccolo consiglio. Vai. Il discorso del coronavirus, no? Come fanno sui pacchetti delle sigarette senza violare la privacy delle persone che purtroppo sono in rianimazione, in intensità, eccetera? Si potrebbe far vedere queste persone, diciamo così, ferme nel letto, eccetera, piene di tubi. E sottomettere la frase di che può darsi che tu hai contribuito se non facevi il deficiente del da fuori, forse questo stava meglio, no? Eccolo. Come così sulle sigarette, no? Che fa male, no? E Marco, se mi permetti una battuta sulle sigarette, se quel che dopo va in tabacchinca che dici buongiorno, mi dà un pacchetto di sigarette, e vado a vedere le sigarette e leggi sul pacchetto, dici questo sì, questo è il fumo, ti rende impotente. Ma scusi, ragazzi, quello che mi viene un tumore, capito? La Giusto per buttare barzelletta un ci po' di linguaggio sta, a lei. ha ragione, serve lo spirito, grazie, grazie. Prego, buongiorno. Ha veramente ragione il nostro amico, bisogna fare chiarezza che si stanno facendo una serie di sacrifici per il bene di tutti. In Friuli Venezia Giulia, blocco totale, stop a passeggiate sport, supermercati chiusi la domenica. L'ordinanza firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, validità dal 20 marzo al 3 aprile, nella giornata di domenica resteranno aperte le farmacie, le parafarmacie e le edicole, la nuova stretta della regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo se ci sono altre novità. Ah sì, c'è il pezzo che è stato realizzato questa mattina dal nostro Umberto Bosazzi, relativamente al fatto che da oggi i tamponi è possibile realizzarli anche a Catinara e a Monfalcone. Non so esattamente la procedura precedente, non so, non posso sapere tutto, ma sentiamo, affidiamoci al nostro Umberto. A partire da oggi i test per la ricerca di Covid-19 saranno eseguiti, oltre che all'ospedale Maggiore, anche a Cattinara e a Monfalcone. Lo rende noto il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi in merito all'informazione diramata a tutte le strutture dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina sul nuovo assetto organizzativo della diagnostica molecolare per Covid-19 e sulla gestione dei relativi flussi di campioni. I tamponi effettuati ai pazienti ricoverati nell'area Giuliana Isontina verranno analizzati presso la struttura di igiene del Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell'Ospedale Maggiore. Quelli compiuti su persone residenti nell'area Giuliana ma non ricoverate saranno processati nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Cattinara. Infine, i tamponi per i controlli del personale dei pazienti in sorveglianza dell'area Isontina verranno eseguiti nella sede di Monfalcone del Laboratorio Unico di Asugi. Allora, è importante dare anche la situazione meteo, perché attenzione, abbiamo vissuto questi scampoli di primavera quasi tendente all'estate, ma torna il freddo. Oggi, venerdì 20 marzo, su bassa pianura e costa, sereno, poco nuvoloso, temperature ancora abbastanza miti, sino ai 17 gradi. Insomma, si gira per chi va a fare la spesa da solo o per motivi urgenti, con lo spolverino, insomma, si viaggia leggeri. Occhio che la situazione sta cambiando. Domani, sabato 21 marzo, di notte possibile
possibili nebbie. In giornata, costa e pianura, nuvolosità variabile. Sul resto della regione da nuvoloso a coperto. Possibili brevi precipitazioni sparse e in genere deboli, più probabili sui monti a est, con quota neve inizialmente a 1500 metri, in calo fino a 700. Domani sera, bora fredda e forte, quindi temperature in calo. Giornata di domenica 22 marzo, occhio che farà molto freddo. Giornata fredda con cielo coperto e probabili nevicate sui monti, oltre i 400 metri circa, in genere deboli o moderate. Soffierà bora forte in pianura, molto forte sulla costa, con raffiche oltre i 110 orari a Trieste, dove non è esclusa anche qualche debole nevicata, quindi occhio al Carso. E non solo, i rilievi per la possibile nevicata nella giornata di domenica 22 marzo. Tra l'altro ricordo, se non sbaglio a naso, che il 23 marzo di qualche anno fa ci fu il famoso gelicidio. Vento forte e freddo anche in quota, temperature minime raggiunte in serata si toccheranno i 0 gradi, ma ovviamente con bora a 100 la sensazione termica andrà tranquillamente sotto lo zero. Lunedì ancora freddo, ma giornata soleggiata. Quindi domenica da brividi dal punto di vista meteo, non si può andare in supermercato perché tanto è chiuso, di conseguenza non sarà un problema. Staremo oltremodo chiusi in casa in questa giornata di grande freddo, dunque insomma nessun problema. Andiamo avanti anche con le altre cose che abbiamo realizzato questa mattina. Abbiamo tanti contributi, veramente tanti, ma è stata straordinaria, passatemi il termine se posso, quella mezz'ora di canzoni cantate assieme, dell'inno nazionale, insomma quel momento che poi riassumeremo in un servizio per capire quelli che hanno cantato con noi, quelli che hanno cantato da casa in Poggiolo, quelli che hanno cantato a Roiano piuttosto che in centro città. I nostri inviati sul campo, Gianluca Paladin e Umberto Bosazzi, hanno raccolto alcune cose, faremo un collage tra musica, ovvero l'inno nazionale, il pezzo azzurro, e le voci in studio e le voci in esterna. Cercheremo di realizzare la cosa più bella possibile, anche per dare conto della parte positiva di questa emergenza, di coloro i quali hanno voglia, diciamo così, di diffondere ottimismo in questo momento particolare. Allora, andiamo a rivedere invece il pezzo di Paolo Polidori, vice sindaco di Trieste, che risponde rispetto alla situazione di ieri pomeriggio in Piazza Libertà, documentata da Tele4 in diretta nel pomeriggio. Assembramento legato a questa distribuzione di generi alimentari dell'associazione Linea d'Ombra, che ha detto però è anche un atto politico. Da una parte il parte di sgombero della polizia locale, dall'altra possibili ulteriori decisioni in giornata nel corso della riunione del Comitato Ordine e Sicurezza che si è svolta o si sta svolgendo, ancora non so se è finita, in prefettura a Trieste. Piazza Libertà, ore 16 di giovedì 19 marzo. Una trentina di richiedenti asilo raggruppati in mezzo alla piazza ricevono beni di prima necessità da parte di volontari dell'associazione Linea d'Ombra. You don't have a place where to go? Salago, Milano. No, deve andare a mille, sì, ma qua è come peggio che andare di notte. In una situazione che è apparsa caotica e contraddistinta pure da momenti di tensione all'arrivo della polizia locale. Stay calm, stay calm. Stai calmo, stai calmo. No, calm. C'è la situazione e il ruolo di questa associazione che, partiamo proprio da qui, che ha si sta assumendo delle precise e gravi responsabilità nel momento in cui, e non solo alla luce di quest'ultima ordinanza, ma già dal decreto vigente, stanno violando in maniera eclatante e irresponsabile tutte quelle che sono le prescrizioni della DPCM. Nella fattispecie il fatto di creare assembramento dando da mangiare, che poi non entro nel discorso se sia una questione di umanità, di non umanità, io guardo quello che anzitutto è il decreto e guardo ovviamente alla salute dei cittadini, che in questo caso è seriamente messa in pericolo, perché una azione di questo genere, che può essere per tutte le questioni supportabile o plausibile o giustificabile in altre situazioni, in questo momento crea assolutamente dei pericoli per la salute pubblica. E in questo caso io chiederò con tutte le forze, domani abbiamo anche una riunione del Comitato di Pubblica Sicurezza in prefettura, chiederò che si vada a
in maniera forte e chiara a denunciare chiunque commetta delle azioni come questa che sono assolutamente pericolose. Quindi anche il fatto di dar da mangiare è una di quelle situazioni che crea dei forti pericoli per la salute pubblica. L'intervistato nel servizio del nostro Bernardo Gulotta, non so se è stato notato, se no eventualmente rimandiamo quel frammento, dice: non è solo una questione di utilità sociale caritatevole, ma anche di natura politica. L'impegno con queste persone sia assolutamente essenziale. Non è solo un'opera caritatevole, secondo noi è un'opera politica. Io a pensar male si fa peccato, però ecco, non vorrei veramente che questa esternazione sia il fatto che sia data dal fatto che la natura politica sia quella di provocare o quantomeno dibattiti o anche mettere in difficoltà magari un'amministrazione di centrodestra, forse potrei capire questo da questa esternazione, ma non voglio andare a fare polemiche o a fare ipotesi. Io resto nel rigore più assoluto della dover ottemperare a un decreto ministeriale e dover difendere la salute dei cittadini. In questo caso la possibilità, le armi che si hanno sono quelle di denuncia ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, che arriva fino a pene molto ma molto severe per quanto riguarda l'ipotesi di possibile creazione dei presupposti per un contagio a livello epidemico. Per cui da questo punto di vista io starei molto ma molto attento. Il messaggio, sentiamo ora il messaggio di Lorenzo Cherubini per tutti i giovanotti e i giovani per restare a casa. Lunga diretta Instagram, sentiamo 30 secondi. Ciao bello, ciao. Ragazzi, ci becchiamo domani. Ciao, grazie a tutti, è stato bello stare con voi. Abbiamo passato 4 ore insieme, spero che... insomma, per me è un piacere, grazie a casa, ragazzi. E chi può perché non deve lavorare, non perché nel senso è sabato, per cui lo so che vi piglia la fregola, che volete andare in qualche locale o che volete riunirvi da qualche parte. Non fatelo, escano solamente quelli che sono. Ecco, state a casa anche da parte di giovanotti, insomma, come conosciuto, e qua ci sono altri pezzi anche dall'agenzia Vista, no, di collegamenti con amici e quant'altro, casomai poi li recupero e ve li faccio vedere. Allora, abbiamo visto diverse cose in onda poco fa rispetto alla situazione in Friuli Venezia Giulia, in particolare nella nostra città. Adesso vedo se riesco a farvi vedere questo ulteriore video del Giova House Party, del Giovanotti Party, che insomma ha così intrattenuto i giovani che stanno a casa per questa emergenza coronavirus a suo modo. A passare un po' di tempo. Io, che facciamo oggi? Mettiamoci qualcosa, facciamo il gioco dei mimi, come dice Fiorello. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Quello che possiamo fare noi è proteggerci e proteggere gli altri proteggendo noi. Non è mai capitata una cosa del genere. Siamo la prima generazione a occuparci di chi, a trovarci di fronte a questa cosa qua in maniera così seria, in maniera così pericolosa e anche così incerta. Per cui non possiamo che navigare a vista rispetto a questa cosa e ascoltare il parere di chi se ne intende, degli esperti, degli scienziati e di conseguenza delle regole che vengono imposte, a delle leggi, e cercare di fare del nostro meglio per di fare tutto il possibile. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su, era bello il panorama visto dall'alto. Si gettava sulle cose prima del pensiero, la sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli,
scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Voci del nostro territorio, non so se ci sono nuovi montaggi già pronti, se ci sono me lo dite. Io vorrei rivedere allora il sindaco di Piazza, sempre sul caso Piazza Libertà e non solo, dalla diretta di ieri sera di Ring del nostro Ferdinando Avarino, in diretta con lui in questo Ring battezzato Parchi Chiusi, Stop a Corse e Passeggiate, ha detto questo. Io, sai, non sono d'accordo su tutto, ma non entro nel merito, nel senso che adesso ci deve essere uno che comanda, che è il governo, e i governatori delle regioni, e quello che decide il governatore, quello si fa, con una cosa molto semplice. Dopo, io ripeto, sui parchi non ero neanche tanto d'accordo, ma siccome il presidente Massimiliano Fedriga ha fatto questa ordinanza, si chiude. Cosa si chiude? Si chiude innanzitutto il giardino pubblico, Piazza Ortis, Villa Revoltella, Villa Engleman, che sono chiuse, nel senso che basta chiudere il cancello. Sì. Mentre per le altre zone, perché il vero problema di Trieste è Piazza Libertà. E vorrei spiegare ai cittadini che Piazza Libertà non è un problema del sindaco, perché purtroppo è un problema della prefettura. Perché i richiedenti asilo non ricadono nelle mie competenze. Però i cittadini sono arrabbiati perché vedono questi 50 personaggi che sono là, che bivaccano in Piazza Libertà e mi mandano mille messaggi. Da domani Piazza Libertà sarà chiusa con dei cartelli in maniera... Dopo il fatto che li facciamo un 6,50 a questi, non è che cambia nulla, perché questi lo prendono e lo buttano nel cestino della spazzatura. Rimane il fatto che però qualcosa dobbiamo fare, anche perché questi non possono rimanere là. E ripeto, però i richiedenti asilo, io i clochard li conosco tutti, nome per nome, a Trieste insieme col mio Carlo Grilli che fa un lavoro straordinario. Però i richiedenti asilo non sono nella competenza del sindaco. Se riusciamo a toglierci questo problema di Piazza Libertà, sicuramente abbiamo portato a casa un bel risultato. Allora, intanto ieri sera nel corso di Ring il sindaco di Piazza ha detto, e credo di dire di non sbagliare in anteprima, comunque insomma è stata una comunicazione molto importante, che ESOF sarà spostato al primo di settembre. Quindi la grande manifestazione per cui si sta preparando il Porto Vecchio verrà spostata a settembre, no? Dopodiché, adesso realizzeremo anche questo estratto, sentiamo la prossima telefonata, tra 10 minuti ci sarà Bernardo Gulotta al mio posto, tanti servizi poi per quanto le edizioni della sera, e ovviamente questa sera alle 21 torna Ring, torna Ferdinando Avarino, tornano i suoi ospiti per questo prolungamento di fatto di una diretta straordinaria che dalle 7 del mattino alle 23 come questa sera vi tiene in compagnia. C'è Sveglia Trieste, c'è la diretta straordinaria, ma è tutto straordinario, e poi c'è Ring naturalmente con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti, a cui chiedo tra l'altro proprio in chat in questo momento gli ospiti, così magari ve li preannuncio in diretta. Intanto sentiamo la chiamata, buongiorno. Buongiorno Stabile, e grazie. Questa sera ci sarà il presidente della regione Massimiliano Fedriga in diretta a Ring, prega signora. Sì, ho detto buongiorno a lei e grazie a tutti voi, anche quelli che sono dietro lo schermo. Allora, io ho sentito questa mattina una signora che si è lamentata perché i triestini vanno a pagare le bollette a Muggia. Allora, volevo avvisare quella signora, se è in ascolto, sì. Perché ieri mattina molti abitanti di Valmaura, mi sembra anche di Borgo San Sergio, sì, si sono lamentati perché i postini hanno lasciato la
gli atti, ci sono atti giudiziari di ritirare, patenti raccomandate, lasciano l'avviso in posta senza avvisare e è scritto sull'avviso proprio che devono andare a ritirarli a Muggia. Ecco, questo è il problema. Perché a Muggia? Perché... E non si sa, è un ordine delle poste evidentemente. Stabile, allora, perché... allora aspetti un attimo, messaggio alla redazione, chi mi ascolta in questo momento, sentiamo l'ufficio stampa delle poste che diciamo si occupa di Trieste, provincia, così capiamo questo discorso. Ci ripeta, allora, il fatto che siano stati lasciati dei messaggi direttamente nelle cassette postali è corretto perché non possono venire a contatto con le persone, così come le persone che leggono i contatori in questo momento non possono. Che poi dopo ci sia stato un problema legato al fatto che tutti si sono riversati in massa agli uffici postali circa una comunicazione, chiariremo se è così il perché con l'ufficio stampa di... Sì, perché ieri mattina hanno telefonato in tanti di questo problema e anzi erano senza patente, dovevano andare con i mezzi pubblici e erano scocciati anche loro, non è che l'hanno fatto perché così si sono sognati di notte. Ecco, volevo avvisare questo, è stabile. E poi volevo chiederle un favore personale. Facevo qualcosa, mi sono sfuggite le frecce tricolori con l'inno nazionale, se potreste farlo visto che sono in diretta con voi tutto il giorno in un momento qualsiasi, ecco, vi prego. Va bene signora, grazie per aver chiamato. Ovviamente la parte diciamo canora di questa diretta dalle 11 alle 11:30 è relegata al fatto che tutte le radio italiane, noi abbiamo voluto fare anche a livello televisivo, non hanno mandato in onda l'inno nazionale, alcune canzoni celebri, tra cui Del blu dipinto di blu, molti hanno chiamato, hanno cantato con noi, vedremo quelli che hanno cantato da casa propria, dai propri poggioli e così via. Non era una scelta estemporanea, ma proprio una volontà di fare anche noi la nostra parte. Pronto, buongiorno, prego. Sì, buongiorno. Chiamo perché vi sto seguendo da questa mattina e bravo, ho visto che c'è stato di nuovo il secondo intervento, l'avete mandato, del sindaco, sì, per il problema di Piazza della Libertà, che praticamente lui non ha potere sugli extracomunitari, lo ha comunque il prefetto che comunque non sta intervenendo. Risulterebbe oltretutto anche inutile, ha detto, dell'articolo 650, mi sembra, se ho capito bene. Però allora, dato che loro l'unica cosa a cui loro interessano è praticamente la richiesta dell'asilo, sarebbe da prendere su questo. Chi viene sorpreso, praticamente non rispettando le norme, a una distanza non di sicurezza, dove purtroppo non hanno dove andare, si potrebbe metterli nelle caserme o pensare a Muggia, al Lazzaretto, indifferente, però chi viene preso praticamente non rispettando le norme, dovrebbe venire negato, che così loro fa tra loro il passaparola veloce, è negato la richiesta d'asilo. Per me sarebbe una cosa sensata. Grazie. Grazie. Allora, grazie a Bernardo Gullotta che mi ha girato la comunicazione di Poste Italiane. In questo periodo, condizionato dall'emergenza coronavirus, Poste Italiane continua a garantire il servizio su tutto il territorio, nel rispetto delle esigenze di tutela della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. In linea con gli ultimi provvedimenti, e si invita a visitare il sito di Poste, già da oggi ci sono delle novità sulle modalità di recapito che sono diventate legge, in quanto da ieri inserite nel decreto legge Cura Italia. In sintesi, anche gli atti giudiziari vengono inseriti in cassetta del destinatario al pari di raccomandate assicurate, quindi è giusto che venga fatto così. Carte d'identità, passaporti e contrassegni, incluse le patenti, continueranno come prima ad essere depositati in ufficio postale lasciando avviso di giacenza. Le nuove modalità operative del recapito sono state condivise con la competente autorità di regolamentazione del settore postale. Questo è il decreto. Ai sensi dell'articolo 108 del decreto legge del 17 marzo 2020, numero 18, Cura Italia, il recapito di invii raccomandati, assicurati, notifica a mezzo posta, atti giudiziari e multe sull'intero territorio nazionale, effettuato previo accertamento della presenza del destinatario di persona abilitata al ritiro tramite immissione dell'invio nella cassetta domiciliare o in altro luogo presso il medesimo indirizzo indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.
La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Gli invii in contrassegno con consegna a mani proprie saranno depositati direttamente presso l'ufficio postale previo rilascio dell'avviso di giacenza. I termini di giacenza saranno estesi per gli invii raccomandati e assicurati da 30 a 60 giorni. Quindi, da 30 a 60 giorni. Cosa significa? Che non occorre precipitarsi nell'ufficio postale perché ci sono 2 mesi di tempo. Infine, i servizi Poste Interactive e Posta Target sono sospesi. Dal 26 marzo si inizierà a pagare le pensioni di aprile, quindi 5 giorni prima. Quindi si inizierà a pagare le pensioni di aprile dal 26 marzo invece che il giorno 1. Pagare significa che arriva la pensione in banca, non che la gente deve precipitarsi a prendere i soldi all'ufficio postale. Assolutamente no, arriva la pensione. L'obiettivo è diluire le presenze negli uffici postali per evitare gli assembramenti e tutelare la salute dei cittadini e lavoratori. I pensionati che non hanno sistemi di accreditamento sul conto postale o libretto postale lo potranno fare a partire da quella data, seguendo un sistema di turnazione alfabetica. Il piano di apertura degli uffici postali divisi per provincia, poi ve lo daremo. Faremo un servizio dedicato alle pensioni in modo da non creare code, in modo da non creare code agli uffici postali. Vi invito, quando sarà finita questa emergenza, fatevi un conto corrente, fatevi accreditare come ormai dovrebbero fare tutti, perché indipendentemente virus o non virus, i rapinatori ci sono sempre. Quindi vi faccio un appello ai nonni e alle nonne, fatelo. Telefonata. Sì. Prego. Buongiorno. Sono Luciano. Niente, magari qualcuno già ha chiesto questa roba qua, ma per intanto complimenti a voi che siete vicini in questi momenti difficili. Grazie. Niente, volevo sapere questo qua. Mi abito in via Mascagni. Mi sì. consentia andare a Montedoro a fare la spesa o c'è grossi problemi? Visto considerato che sono anche socio della cooperativa. Se abita in via Mascagni, vada nel supermercato più vicino possibile, da solo sì. o un sì. componente per famiglia. Sì, ho già fatto, però talvolta nei supermercati qua vicini manca della roba e devo ritornare il giorno dopo. E invece penso e suppongo che a Montedoro, essendo molto più grande, che sia più fornito e che riesco, che basta che vado una sola volta per settimana, vada lei da solo e vada nel supermercato dove è sicuro che trova tutto, così per una settimana poi non si muove. Sì, grazie. Questa prego, grazie. Salve. Grazie, grazie. Allora, salve. Noi chiudiamo questa parte di diretta che continua tra pochissimo con Bernardo Gulotta, vedendo il mix di canzoni di questa mattina. Alle 11 siamo partiti, come tutte le radio italiane, con l'inno nazionale, poi gli altri pezzi estratti, diciamo, di Azzurro e la canzone del sole, e poi nel blu dipinto di blu, che ha riscosso grande successo, Il volare di Domenico Modugno, rivisto tra l'altro in una versione di uno show americano che Umberto Bosazzi saprà sicuramente spiegare meglio in altre edizioni. Allora andiamo a vedere questo estratto che dovrebbe essere pronto, anche con il sottoscritto che, ahimè per voi, ogni tanto cantavo anch'io. Noi ci rivediamo tra poco in diretta straordinaria con Bernardo Gulotta. Questa sera c'è Ring con Ferdinando Avarino, ci sarà anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga in diretta a partire dalle 21. Sentiamo intanto le canzoni di oggi. Mano sul cuore, cantate, sfogatevi e sentitevi italiani. Azzurro di Adriano Celentano, la seconda canzone in playlist, Non smettete di cantare, è la canzone forse più classica da cantare tutti insieme in pullman, no? Le gite scolastiche, quei momenti di condivisione, un po' più lontani ma tanto più vicini. State tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che
se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. La canzone del sole, Lucio Battisti, intramontabile come gli altri successi di questa playlist tutta italiana, tutta tricolore. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. E qui, brividi assicurati, cantare tutte assieme. Domenico Modugno, so let's bring him on. Thank you very much. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Bene, torniamo in diretta dunque con la nostra edizione straordinaria che continua. Premetto subito che io non mi metterò a cantare, lo faccio per voi tutti, faccio per il bene delle vostre orecchie, quindi comunque lo voi fatelo pure e dopo lo vedremo e lo rivedremo nel corso delle prossime giornate quando questa manifestazione di gioia comunque continuerà a farsi sentire nel corso di orari stabiliti. Abbiamo visto che poi ci sono alle 18 i flash mob, chiamiamoli così, in città che allietano alcuni, infastidiscono altri, ma cerchiamo di trovare il lato positivo anche di tutto questo. Allora, dunque, andiamo a sentire, abbiamo una telefonata per caso? Sì, dovremmo avere una telefonata, sentiamo, buongiorno. Pronto? Niente, allora dovremmo avere però alcune mail da poter recuperare e quindi lo facciamo subito, vediamo se c'è qualcosa di molto recente, sì. Dunque, sappiamo cosa c'è scritto nel decreto riguardante le raccomandate, ma i postini non danno le raccomandate a mano, mettono la ricevuta nella cassetta della posta e vanno via e devo andare a ritirare la raccomandata in vari uffici postali, naturalmente lontano da casa, ci scrive Sonia. Ritornando sul tema proprio delle raccomandate e su quelle che sono state le direttive che abbiamo letto poco fa con Marco Stabile, proprio diramate da Poste Italiane. Dunque, innanzitutto complimenti a tutti e grazie per la compagnia. Una richiesta è possibile avere qualche sera il mago di Umago, baci virtuali, arrivederci, ciao. Potremmo attivare anche lui per vedere se riusciamo a mandare qualcosa in onda, ma lo verificheremo in un secondo momento. Dovremmo avere una telefonata, buongiorno. Buongiorno. A lei, prego. Sono Paolo. Sì. Buongiorno Paolo. Allora, vorrei sapere una roba, no? Sì. Dopo le varie, cioè sono tre giorni che cerco di telefonare. Sì. E non parlo di Pidocchi, parlo di edicolanti. Sì. Gli edicolanti
come posso dire? Allora, le mascherine, se l'US dalle ai ospedali, e le farmacie danno i paroni, insomma tutto quanto, ognuno dà qualcosa. A noi edicolanti, che siamo diventati indispensabili, le mascherine dove le troviamo? Oggi a Borgo, sono andato in farmacia, e non ci sono. Allora, fate il conto quanta gente viene a prendere il giornale, che siamo ormai diventati indispensabili oggi, e non abbiamo né mascherine né guanti, abbiamo arrivato, abbiamo trovato, ma mascherine niente. Okay. Perciò è un problema abbastanza grosso. Sì. Chi dovrebbe interessarsi a darci le mascherine, visto che domenica sono tutti chiusi i negozi, siamo solo noi aperti, indispensabili. Ma lei le ha cercate da qualche parte? Guardi, a Borgo San Sergio, a Valmaura. Non le ha trovate, insomma, ok, va bene, abbiamo capito. So, io vorrei sapere dove si possono trovare. In farmacia. Perché comunque, guardi, un'altra cosa, no? Sì. Allora, noi abbiamo un distributore che ci dà le forme, che non bisogna stare, ma di mascherine, nessuno ci dà. Ho capito, poi torniamo sempre là. Grazie, allora noi proviamo a dare una risposta per quanto possa essere utile. Le mascherine in questo momento, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto molte volte nel corso delle nostre dirette, sono diventate una merce rara. Perché? Perché prima, quando l'emergenza non era ancora in piedi, non era ancora esistente, mascherine all'interno del suolo italiano venivano prodotte per la domanda che il mercato richiedeva, e quindi poche fondamentalmente rispetto a quante servono adesso, perché servivano a chi operava sul campo, come infermieri, medici, ma anche altre categorie che avevano bisogno di questa misura, e quindi la produzione o comunque l'importazione di mascherine era piuttosto limitata ai casi che ne avevano necessità. Ora che invece la richiesta è scoppiata ed è diventata molto più alta rispetto a prima, il fabbisogno italiano non riusciva a contenere la necessità, e quindi si è dovuto in qualche modo correre ai ripari importandole o comunque autoproducendole. Poi si possono aprire capitoli di mascherine cedute all'estero, vendute, eccetera, quello però non è il mio intento adesso aprire come argomento. Sta di fatto che in questo momento le mascherine è diventato uno strumento che non si riesce a trovare. Il luogo solitamente deputato alla vendita delle mascherine è la farmacia, ma le farmacie stesse si trovano davanti al problema che non le hanno neanche per se stessi o per i propri dipendenti. Quindi diventa un dispositivo veramente raro da trovare. Adesso forse ci sarà una boccata d'ossigeno con nuove acquisizioni, nuove produzioni interne al paese di mascherine. È chiaro che gli edicolanti, come coloro i quali operano all'interno dei supermercati, richiedono questo dispositivo per la salvaguardia della propria salute e quella degli altri. Però ora, in questo momento, è difficile reperirle. Noi purtroppo non possiamo far altro che constatare questa situazione. Credo che sia a capo di ogni singolo imprenditore o ogni singola realtà lavorativa, come le catene di supermercati, quindi i direttori, i gerenti di ogni singolo punto vendita, dotarsi di mascherine quando si riescono a trovare e distribuirle ai propri dipendenti. Se nel caso dell'edicola o del tabacchino, penso che sia proprio lo stesso imprenditore, lo stesso edicolante che, come lei, si è messo alla ricerca delle mascherine, ma avrà notato meglio di me che non si trovano. Purtroppo bisogna fare i conti con questa problematica, che non si riescono a trovare. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, prego. Allora, un'informazione. Dunque, io dovrei fare il reddito giovedì 23 aprile alle 11. Cosa deve fare? Allora, alle 7.30. Sì. Eccola. Mi hanno dato l'appuntamento giovedì 23 aprile. Quando gliel'hanno dato l'appuntamento?
ma ne fa tre anche. Mi hanno anche messo il messaggio sul cellulare. Come devo, probabilmente mi chiameranno, mi diranno che è di spostare tutto quanto. Sì, c'è una proroga. Ah, ok. Guardi, lo leggo da qui Finanza, che è un sito dove riesco ad avere la fondamentalmente contezza che sia una notizia vera. Arriva la proroga per il 7.30, tutte le scadenze fiscali rinviate dal decreto, il coronavirus, okay. Si riscrive il calendario fiscale, come cambia per i contribuenti? Certo, un'altra cosa e dopo chiudo. Sì. Mi scade il 31 di marzo, l'esonero del pagamento, perché ho 70 anni, quindi dovrei andare a rinnovarlo a Muggia. Scusi, ripeta per cortesia. Allora, mi scade il dato che sono esonerata dalle spese a Muggia. L'esenzione del ticket? Sì. Anche questa è stata prorogata. Ok, allora a giugno, se non sbaglio. Vi ringrazio tanto. A lei. Mi avviseranno comunque, insomma, penso tutti quanti. Sì, lei si informi comunque con gli enti preposti, se è l'azienda sanitaria o l'agenzia delle entrate o l'INPS. Grazie. Faccia una verifica, grazie, la salutiamo, così lasciamo la linea. Allora, le scadenze sono prorogate, lo abbiamo appreso, lo abbiamo. Ci sono determinati modelli che hanno avuto proroga proprio perché le scadenze di questi giorni non possono essere rispettate, proprio per l'impossibilità da un lato degli operatori di lavorare secondo un regime ordinario, dall'altra parte di evitare che la gente si metta in coda fuori dagli uffici o all'interno degli uffici per tutti i motivi che conosciamo, la folla, la calca che non è indicata in questo momento, e quindi numerose scadenze sono state rinviate con delle date o comunque delle mensilità ben precise. Poi daremo anche in questo caso il dettaglio specifico, si parla di revisioni di auto, si parla di utenze telefoniche, di utenze di acqua, luce, gas. Io consiglio sempre, lo farò avanti, non mi stancherò mai di ribadirlo. La cosa importante è fare una verifica però con l'istituto o l'azienda di riferimento, che in questo caso vi può dare il dettaglio proprio al giorno, al mese, molte volte, di quelle che sono le scadenze a cui andrete incontro, perché meglio di loro non lo sa nessuno. Mi chiamo Susanna, stamattina ho ricevuto la chiamata dal mio ottico che posso ritirare gli occhiali da vista a Trieste. Sono partita da Muggia accompagnata dal marito in macchina, al blocco vicino a Montedoro i carabinieri hanno detto che non possiamo andare perché non è necessario. La mia domanda è: ma io da sola in autobus posso andare senza rischiare la multa? Dunque, spostamenti solo se necessario. Occhiale da vista possiamo ritenerlo necessario. Lo spostamento in due non era necessario, quindi la sua domanda è: io in autobus posso andare senza rischiare la multa? Mi viene da rispondere di sì, però se la polizia, i carabinieri in questo caso, le ha detto che non potete andare perché non è necessario, allora credo si riferissero alla presenza in due in auto per svolgere una commissione, dove non era necessario che uscisse in due. Questo mi rifaccio a questo secondo la sua mail. L'occhiale da vista credo che sia una necessità e quindi si può andare a recuperare, però lo faccia da solo, lo faccia attraverso un mezzo pubblico a questo punto, così non comporta l'uscita di una seconda persona. Altra telefonata che ascoltiamo, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono Gabriella. Sì. Volevo fare presente una cosa. Sì. Questa mattina, sì? Mio marito è andato a prendere sigarette sulla superstrada. Sì. E il bar era aperto. Sì. Dietro il banco c'era un signore, il titolare penso, vestito tutto in bianco con quelle tute famose che vediamo ogni giorno, e c'era anche qualcuno che beveva il caffè. Sì. E beveva il caffè. Sì, ho capito. È normale? Allora,
Non conosco le normative che possono permettere a questo esercizio di tenere aperto, perché magari fornisce anche altri beni e servizi. Credo però che il servizio di ristorazione, come il caffè o il sugo di frutta, quello che sia, credo che no, ripeto, non ho la definizione puntuale, ma credo che non sia fra le necessità di questo momento. Probabilmente si tratta di un'area dove c'è il servizio di rifornimento di benzina e quindi quella può stare aperta, se ha una rivendita di giornali o di tabacchi può stare aperta, se però si approfitta, mi passi il termine, per anche vendere caffè o comunque distribuire bevande, eccetera, non dovrebbe stare aperta. Però io ripeto, non ho l'esatta misura di quelle che sono le regole per questo tipo di esercizio. Credo che le autorità possano saperne di più. Non credo neanche la polizia locale, non perché non lo sappia, perché loro comunque sono informati, ma che mi pare che non hanno loro diciamo l'autorità per intervenire in quel tratto di città, di strada. Credo che sia ecco, la competenza credo che sia di un'altra forza dell'ordine, la polizia Ma visto fondamentalmente. tutte le restrizioni, pensavo fosse regolare, ecco. Guardi, le ripeto, non sono sicuro di quanto le sto dicendo, però se è un distributore di benzina che ha una rivendita di giornali o di tabacchi può stare aperto, però il servizio bar non dovrebbe farlo, questo qua glielo dico io. Bene, andiamo avanti. Allora, Ok, buona giornata, grazie, grazie. buongiorno a lei. Allora, per rifare il punto delle scadenze dei documenti, la patente 31 agosto di quest'anno, la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità del decreto del Presidente della Repubblica rilasciati da amministrazioni pubbliche scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto del 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Poi la revisione spostata al 31 ottobre, la revisione dell'auto, i documenti di riconoscimento e identità 31 di agosto, il foglio rosa il 30 di giugno, il CQC, le carte di qualificazione del conducente al 30 giugno, i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose che hanno la scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno sono prorogati per il trasporto sul territorio nazionale fino al 30 di giugno, poi permesso provvisorio di guida fino al 30 giugno, il divieto di circolazione dei trasporti internazionali al 15-22 di marzo sono stati rinviati e sospeso per 15 giorni per i giorni 15 e 22 di marzo limitatamente ai veicoli che effettuano servizi di trasporto merci internazionale fino a successivo provvedimento. Queste sono alcune fra le scadenze. Diciamo indicativamente che le più gettonate, più che altro le più frequenti, sono la patente, la revisione, i documenti di riconoscimento e vogliamo dirlo anche il foglio rosa, gli altri sono categorie ben più specifiche che però possono trovare utilità qualora qualcuno di questi ci stesse ascoltando. Andiamo a sentire ancora una telefonata. Buongiorno. Io volevo una precisazione in merito alla nuova dichiarazione, quella della responsabilità. Sotto le situazioni di necessità c'è anche la possibilità che ho io, che sono un amministratore di sostegno provvisorio di un'anziana che non ha parenti, eventualmente di procurargli, non so, il denaro o le altre cose perché ha delle badanti. Devo fornire anche la badante di No. questa dichiarazione di responsabilità? Cioè lei, mi faccia capire, lei assiste una persona anziana? Sì, cioè non è che l'assisto io personalmente, cioè sono un amministratore di sostegno che si occupa, diciamo, del pagamento delle badanti ed eventualmente fornire la cifra per fare una spesa settimanale o per Ok. altre esigenze. Ok. Però mi faccio questo documento per me sotto la voce situazione di necessità e lo faccio anche eventualmente per le badanti, per una badante, perché oramai questa qua viene dalla Slovenia, quindi sono già circa un mese che sta lì. Prego? L'autocertificazione della badante dovrà farlo la signora stessa.
non può farlo lei per sì, lei. Sì, insomma. Certo, sì. Ma fornisco questo documento. Certo, nuovo, vabbè, il documento si trova un po' dovunque, sì, senz'altro, sì, quello sì. Sì, sì, glielo può fornire. È che purtroppo la signora capisce molto poco l'italiano. Ok, deve esserci però. Io metterò eventualmente, se c'ha un problema di controllo, metterò il mio nominativo, il numero di telefono, insomma, se c'è qualche problema. Certo. Ma penso che vada bene così, insomma, per essere tranquilla. Quello sì, io le, le ricordo, ma credo che ricadiamo in questo suo campo, che deve esserci la necessità per l'assistenza delle persone non autosufficienti, non, oppure anziane, oppure che non hanno la possibilità di provvedere da sole a farmaci o alla spesa. Beh, ha 93 anni. Immaginavo, infatti, in quanto impossibilità di uscire. Non attenti. Ecco, deve esserci una comprovata necessità, quello sì, ma credo che sia il suo caso, quindi insomma sì, la risposta è sì. Sì, non è necessario che io, per esempio, mi rivolga al distretto che ce l'ha in carico per farmi qualche dichiarazione particolare? Prego? No. Scusi, siccome l'hanno in carico nel distretto anziani, non devo fare nessuna dichiarazione particolare da parte loro per questa signora anziana? No. Vabbè, quello basta la mia firma, eventualmente il mio documento. Allora, guardi, io gliela diciamo faccio più semplice possibile. Se lo il suo spostamento di casa è dovuto all'assistenza di questa persona, lei faccia per se stessa un'autocertificazione, perché lei dice che io, signora XY, devo uscire di casa per assistere a questa persona per motivi di necessità e urgenza, in quanto devo aiutarla a provvedere, non so, a se stessa, alla pulizia e dell'igiene personale. Sì, guardi, io le dico la verità, evito di andare da lei, preferisco che lo faccia la badante per evitare interposte persone. Comunque, ancora meglio, allora, se lei può stare a casa, ma può fare in modo No, ma devo portare i generi di necessità. Allora, lei porti i generi di necessità varie cose, a chi, ecco, a chi poi prenderà cura, ecco, si limiti allo spostamento necessario, ecco, tutto qua. La ringrazio tanto, molto gentile, grazie e molto corretti come solito. Grazie. Buona giornata. Scusami, mi viene il dubbio che gli autogrill possano dare qualche genere ai camionisti, senza camionisti non si mangia, eccetera. Dubbio, dovremmo approfondire, scrive Fabio. Sì, ma infatti, ecco, mi rifaccio proprio al quesito di prima, a cui non ho proprio la risposta puntuale. Mi viene da dire, gli autogrill possono sì vendere generi alimentari, sono fondamentalmente per molti aspetti equiparabili a un supermercato. Non credo però che il servizio bar, come il bancone e il caffè al banco, sia fra questi servizi indispensabili da poter continuare a offrire in questo momento. Ecco, però la rivendita di generi alimentari all'interno di un autogrill o di una stazione di servizio posta in una strada statale o comunque una strada di alto scorrimento, la rivendita sì, la somministrazione di bevande stile bar credo di no, ripeto, non ho lo comunico con l'ultimo DPCM del governo, si autorizza l'apertura dei bar negli autogrill autostradali. Allora, quello ci scrive Lucio, adesso farò proprio l'approfondimento su questo, a quel punto allora smentisce quanto stavo dicendo, meglio così, vuol dire che abbiamo un'informazione più completa, però verificheremo anche DPCM governo che autorizza bar negli autogrill, adesso lo vado a vedere. Poi altre notizie, altre informazioni, qua mi stanno scrivendo su questo, ma l'abbiamo appena detto. I titoli dei quotidiani, il piccolo è sullo stop in Friuli Venezia Giulia, corse e uscite nei parchi, al market si va uno a famiglia, l'ordinanza, il video del governatore Federica che abbiamo mandato in onda nel telegiornale e nelle nostre dirette, il messaggero che scrive serve sanificare le strade e le piazze, attenzione al telefonino e alle superfici domestiche, 6 consigli per tenere lontano il virus. Intanto il virus arriva a Lignano Sabbiadoro, il sindaco comunica abbiamo 5 contagiati, Trieste prima, il Friuli Venezia Giulia blocco totale, stop a passeggiate, sport, supermercati chiusi alla domenica, mi raccomando ricordare anche questo, il Corriere della Sera, supermercati e passeggiate, ecco la nuova stretta in strada, arriva anche l'esercito, molti casi sommersi, cambiamo strategia, la Repubblica, a Milano la prefettura schiera anche i soldati per i controlli, il governatore Fontana sull'uso dei militari in strada, anche Mattarella è d'accordo. Il Fatto Quotidiano che ci parla delle regioni che varano la stretta, in Sicilia si può uscire solo una volta al giorno, ecco vedete come cambia anche di regione in regione, Marche chiuse le spiagge, spunta l'ipotesi di tracciare tutti i contatti con app,
E qui si arriva comunque a una stretta ancora più importante. La Gazzetta dello Sport con i casi, dunque, oltre 1.000 morti in Spagna, Borrelli, picco di contagi forse tra 2 settimane. Poi ancora dalla Gazzetta dello Sport, Gallera preoccupa Milano, più 634 contagi in un giorno. Attenzione ai numeri, perché si fanno importanti in questi giorni. Brescia e Bergamo unite dal dolore, Jovic evade il presidente serbo, lo arrestiamo se esce, ancora caos racchette perché Roland Garros fa arrabbiare tutti, questo credo sia secondario, come stradine, tragedie e follie, romanzo di una leggenda, il GP di Monaco e la Gazzetta che comunque fornisce ancora giustamente informazioni sportive. Andiamo a vedere ancora. Andiamo a vedere ancora altre notizie. Dunque, questo lo chiudiamo. Dall'ANSA, Bolzonello del Partito Democratico, adottare sviluppo, impresa e necessità. Al momento l'unico provvedimento a livello regionale per far fronte all'emergenza coronavirus è la legge 3 dell'11 marzo, uno stralcio del DDL sviluppo impresa che dà una prima risposta molto limitata, ma ovviamente non poteva essere diversamente. Serviranno ora norme più importanti a partire da sviluppo impresa. Il PD ha già comunicato al presidente Fedriga e all'assessore competente che dovrà essere stravolto. Lo ha detto il capogruppo del PD in consiglio regionale, Sergio Bolzonello, durante una diretta Facebook sulla pagina del PD del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Volevo chiedere se potete fare più pubblicità per tutti quelle persone anziane che sono a casa, che aprono la porta pensando di trovarsi la sanità davanti, invece ci sono tutti questi truffatori. Assolutamente, Se assolutamente. potete fare più pubblicità in TV. Certo. Ecco, Grazie. tutto qua. Un messaggio Niente. giustissimo, quello che lei richiama, l'attenzione alle truffe, le difficoltà di questo momento si sommano anche alle intenzioni malevoli da parte dei truffatori che approfittano proprio di questa situazione per perpetrare truffe, soprattutto ai danni di persone anziane o comunque deboli. Allora adesso andiamo proprio a prendere anche la pagina di riferimento del piccolo che proprio dà conto di questa situazione, noi l'abbiamo ribadito più volte, ecco qua, finti tamponi porta a porta, il caso limite di Guardiella e oggi sul piccolo, l'altro giorno una coppia con mascherine e tute monouso suonava le porte sostenendo di dover effettuare dei test direttamente nelle case, non è affatto così, non esiste un servizio porta a porta per effettuare il test del coronavirus, se si hanno dei sospetti sanitari, chiamate 112, altresì se avete avuto una citofonata o suonata al campanello da parte di persone che vi dicono e vi indicano che sono lì per effettuare dei tamponi o dei test, chiamate sempre il 112 per segnalare questa truffa perché non è predisposto nessun tipo di controllo porta a porta per test di coronavirus. Bisogna essere molto puntuali sull'informazione anche in questo caso. Dunque, andiamo avanti con le telefonate. Dovremmo avere qualcuno. Sentiamo un attimo chi se abbiamo qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego. Buongiorno, volevo Prego. un'informazione, mi Sì. scusi. Mi sente? Sì, prego, prego. Allora, volevo solo sapere se il cimitero di Sant'Anna è aperto o chiuso al pubblico, visto che io non vado da martedì, non so, spero sia chiuso, perché se no la gente andrebbe anche lì a Sì, è chiuso, è fare chiuso. comunella. Guardi, signore, il cimitero, da quello che so, è chiuso, è aperto solo per chi opera all'interno, non è aperto al pubblico. Non so se mi sente ancora. Al caso, insomma, ecco Perfetto, la qua. ringrazio, la Bene. conferma, grazie mille, Sì, buon grazie a lei, lavoro. buongiorno. Oh, allora, dunque, dunque mi chiedono ancora sugli autogrill e sui bar per quanto riguarda il servizio di ristorazione nelle stazioni di servizio, se approfondiamo anche quello. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Allora, niente, è caduta, abbiamo molte telefonate, quindi bisogna anche stare attenti, no, no, attenti, bisogna stare, insomma,
Siamo attenti a farne passare il più possibili, però c'è chiaramente un affollamento e una coda di richieste, quindi ogni tanto qualcosa sfasa. La notte è un mondo a parte, lo è sempre stato, ma adesso ancora di più. Nella Stampa viene ripreso un articolo proprio sui lavoratori degli autogrill, ancora strade chiuse, posti di blocco, controlli, state a casa, di tutto e di più per contenere il diffondersi del maledetto coronavirus, emergenza, ma poi c'è una vita che continua, ci sono le merci che devono viaggiare, i supermercati e i negozi da rifornire, tutti quei camion su e giù per le autostrade, infatti il traffico scorre, meno intenso e caotico, ma scorre, qualcuno deve pur garantire agli autotrasportatori cibo e servizi a tutte le ore, e qui entrano in campo infatti proprio gli autogrill che continuano nella fornitura di servizi, soprattutto quelli di ristorazione. Allora, 13:30, abbiamo un break pubblicitario, ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco con la nostra diretta.